Bene ragazzi, salve a tutti, io sono NicoFarmer00 e bentornati in questo mio nuovo video. Con questo video apro una nuova serie sul mio canale che si chiamerà Nico Carpenter, che carpenter in inglese significa falegname, appunto perché voglio iniziare una serie su farming registrata su una mappa chiamata Woodshire, ambientata nel Nord America. Perché l'ho chiamata Nico Farmer Falegname? Perché semplicemente perché la mappa è piena di zone boschive e quindi faremo un bel po' di silvicoltura e non solo. Qui stiamo entrando nel salvataggio, stiamo aspettando che finisce di fare il caricamento. Una volta finito il caricamento, ok, possiamo entrare. Entriamo e iniziamo a vedere con quali mezzi e cambi ci fa partire. Ok, inizia. Primavera, ok. Quindi season. Quindi come vedete ragazzi, gioco in questa serie giocherò con la season. Ok, mostriamo le previsioni del tempo. Qui vediamo un po' com'è la nostra farm iniziale. Qui c'è la nostra abitazione. Ok, qui sopra cosa c'è? Esploriamo, va così. Iniziamo subito con l'esplorare un po' la mappa. Qui non c'è nulla, solamente un vecchio fienile. Ok, scendiamo sotto. Qui c'è il remoto che useremo per mettere le granaglie. Qui c'è la stalla delle pecore. Ok, quindi ci fanno partire con i soliti mezzi. Il classico pick up, il case vecchio 14 55. Questo non me lo aspettavo e mi è piaciuto molto, il Valtra. Ci fanno partire come trattore iniziale. La mietitrebbia Case International. Qui c'è varia attrezzatura per finaggione. Ok. Questa. Quindi, aspetta, scusate, no? Ah! Quindi come vedete, cosa molto 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 ma molto buona, ci fanno partire subito con 10 pecore iniziali che sono già nel salvataggio, che possiedono già acqua e fieno a sufficienza, quindi ottima ottima cosa. Ci fanno partire già con le pecore belle pronte. Ok, quindi questa è la nostra farm in sostanza, no? Qui c'è dove modificare i mezzi. Ok, qui cosa c'è? Nulla di che. Ok, il pollaio dove lo troviamo? Come vedete la mappa non è molto grande, però ho deciso di scegliere la Woodshire perché ho visto uno screen di un gruppo di farming su Facebook. Un ragazzo aveva postato la screen di questa mappa, mi è sembrata molto bella, allora ho chiesto ma merita questa mappa? Ha fatto sì, scaricala che è molto bella, ti divertirai. Quindi da quel post che ho letto io l'ho scaricata e ora eccomi qua, e ho deciso di portarvela come serie su farming. Ok, quindi iniziamo un po' a vedere i campi che abbiamo a nostra disposizione. Allora, secondo la mappa abbiamo campo 12, campo 2 e campo 6 a nostra disposizione, quindi in totale 3 campi. Quindi ok, andiamo sul menu. Ok, qui c'è la nostra farm. Qua su c'è l'impianto biogas. Il pollaio si trova qui, no, e non molto lontano dalla nostra farm, insieme alla stalla dei suini. Mentre la stalla delle vacche dove si trova? Non mi ritorna. Dove
Dove si trova la stalla delle vacche? Vediamo un po'. Scusate. E poi ci sono. Ok. Recinto per suini. Pollaio. Pascolo. Ah, ok. Ah, pascolo per bovini. Invece si trova qua su, a nord della mappa. Eccolo là. Ok. Abbiamo qualche campo seminato. Vediamo un po'. Parlando per la arrabbiatura. No. No, no. Tutti. Tutti che hanno bisogno di essere arati. Come vedete, quelle zone marroni sono le zone boschive. E ok, quindi allora direi di partire dal campo 6, che mi sembra, no, partiamo dal campo 12, che sta più vicino, eh? Quindi un aratro ce l'abbiamo, un aratro, vediamo un po', aratro sì, ce l'abbiamo, quindi andiamo a prendere il case e iniziamo a darare il campo 12, poi faremo il campo 2 e il campo 6, andiamo in ordine di campo. Case ha già raggiunto 40 ore, quindi in pratica la manutenzione ce la segna già come ROS, ottimo, quindi il prima possibile lo cambieremo. Il Valtra dove sta? Troviamolo, Valtra, non lo trovo. N-Series, Valtra è nuovo, quindi, okay. Prima di iniziare fatemi abbassare il volume del gioco, perché altrimenti non si sente la mia voce. 30, vabbè, ok. Andiamogli a modificare le gomme. Mettiamogli un paio di gomme larghe, va. Non ci passa qui sotto. Strano. Ci dovrebbe passare. Se l'hanno fatto è perché penso che ci dovrebbe passare. Comunque, ce la fa modificare pure da qui, ok. Pneumatici larghi, ok. Così fa più la sua porca figura, ragazzi, vedete? Ok, agganciamo l'aratro e andiamo subito ad arare. Subito. Ci dirigiamo al campo 12. Campo 12 di qua, perfetto. Appena inizio a percorrere questa strada, che vedo che è in salita, già mi sta piacendo parecchio la mappa, quindi è stata veramente una buona idea scegliere questa mappa. Spero che piaccia anche a voi, spero che vi piaccia sia la mappa che la serie, spero che vi piacciono entrambe le cose. Ok, andiamo di qua. Ah, eccoli qua, ragazzi. Quindi praticamente le strade che sono colorate di giallo sono le strade principali. Ok, ho capito. Ok ragazzi, iniziamo ad arare. Ovviamente il campo non lo faremo tutto. Arerò un po', poi arrivato ad un certo fondo vi lascio e ci vediamo nel prossimo episodio. Ci faremo un po' una chiacchieratina su che cos'è questa nuova serie, perché ho voluto farla e perché l'ho chiamata così. Quindi praticamente, ragazzi, ecco, mi è venuta in mente di iniziare una nuova serie, perché voi, per chi mi segue già saprà che faccio una serie in live ogni venerdì sera. Mi ritrovo in live insieme a voi sulla nuova mappa di Black Ship uscita ultimamente, cioè la The Valley of the Old Farm. E quella è la mappa che il
il venerdì sera mi vedete in live su quella mappa. Poi però un po' di gente in live mi stava chiedendo se io portavo una serie oppure una seconda serie su farming, però come episodi registrati e caricati. Ci fu un iscritto, ora no, non lo so se colui che me l'ha chiesto sta vedendo il video, me lo può confermare. Comunque un mio iscritto che stava vedendo la mia live un venerdì sera mi chiese: ma perché non porti una seconda live su farming, però come episodi, cioè una seconda serie su farming, però come episodi registrati e non in diretta? Io gli ho risposto: beh, non sarebbe male come idea, però devo pensarci, non lo so, ci penserò e poi ti farò sapere eventualmente. Gli ho risposto così io. E poi niente, poi così, poi è passato un po' di tempo, io continuavo a pensarci di questa idea, però non c'era no, è nulla che mi ispirava e quindi ho lasciato perdere. Poi ieri sera girovagando su Facebook, non avevo nulla da fare, stavo passando il tempo su Facebook e praticamente mi è apparso un post di un ragazzo che è sul gruppo Farming Simulator 17 PS4 Xbox One Italia, ha pubblicato una foto con un testo scritto sopra che non mi ricordo cosa ora, però praticamente ha pubblicato una foto. Io vedevo che c'era una mappa con delle texture fatta molto bene, allora ho chiesto: ma che mappa è questa qua che sta qui sulla foto? Ma mi ha fatto: è la Woodshire. Poi io gli ho risposto: ma è bella come mappa, che è carina come mappa. Ha fatto: sì, scaricala che ti divertirai molto, veramente fatta molto bene. Poi mi ha inviato un paio di foto per farmi vedere un po' la morfologia della mappa. Io guardando quelle foto ho capito subito che poteva essere una buona mappa per iniziare una seconda serie su farming, come mi chiedevate voi, che volevate una seconda serie. Quindi grazie a quel post che ho visto l'ho iniziata a fare, perché vedendo quelle foto la mappa mi ha ispirato molto, mi è piaciuta. Quindi sono fatto una riflessione e mi sono detto: ma sì, perché non la iniziamo, ne vale la pena. C'è gente che me l'ha chiesto, poi ho trovato una mappa fatta molto bene, perché non iniziarla? E quindi è come qui che oggi mi trovo a registrare questo primo video di inizio della serie in vostra compagnia, e spero che questo primo video di inizio della serie vi piaccia. Spero che la mappa vi piaccia e spero che continuate a seguire la serie fino a quando andrà avanti. Niente, ecco, vi posso dire perché ho dato il nome Nico Carpenter alla serie. La serie si chiama Nico Carpenter per un semplice motivo. Il primo lo sapete tutti, se
io mi chiamo Nico e quindi è giusto che pure sulla serie, non solo sul canale, ci sia il mio nome per affermare che sono io in persona che mi occupo di registrare e caricare i video. Primo motivo. Secondo motivo, Carpenter. Perché Carpenter? Perché praticamente Carpenter in inglese significa falegname. Perché falegname? Semplicemente perché questa è una mappa che come vedete dalla morfologia, tutte quelle zone marroni che vedete rappresentano una zona boschiva, e quindi ecco perché boschio uguale legna da tagliare uguale falegname. Perché è il falegname colui che lavora la legna, e quindi pensando alla legna e alle zone boschive mi è venuto in mente il nome falegname, però poi mi sembrava brutto mettere il falegname come nome. Allora ho detto facciamo una cosa, va, andiamo su Google traduttore a cercare falegname, come si dice in inglese. Ho cercato e mi è apparso Carpenter, e da lì ho provato subito il nome per la serie: Nico Carpenter, Nico il falegname, Nico Farmer e Nico l'agricoltore, e Nico Farmer è Nico il falegname, e quindi mi è venuto un nome adatto a questa serie. Ecco perché la mappa si chiama Woodshire, appunto per questo. Wood in inglese uguale legna, appunto perché ci sono molte zone boschive dove fare la legna su questa mappa. Ecco perché si chiama Woodshire, appunto perché ci sono molte zone boschive su questa mappa da fare la legna. E faremo, non la faremo inizialmente i primi episodi, però già appena saremo un pochettino più ricchi, che avremo più mezzi disponibili, la faremo. Adesso io inizierò la serie. Come vedete, abbiamo pochissimi soldi. Appena avremo una cassa più ricca, che compreremo subito un altro trattore che ci servirà per le semine e robe varie. Stavo pensando ad un New Holland O8340, questo qui, perché sì, è un trattore vecchio, però non è molto caro, capito? Perché altrimenti se andiamo a comprare questi più moderni ci costano un botto di soldi. Invece con l'8340, quel Valtre che abbiamo in farm, e questo case qui per l'inizio per iniziare la serie, siamo a posto con questi tre trattori. Poi più andremo avanti, più ci arricchiremo sempre di più e potenzieremo la farm con nuovi mezzi sempre più nuovi e sempre più potenti. Ok ragazzi, io tutto quello che dovevo dire l'ho detto, vi ho detto come, quando, dove e perché è nata questa serie. Quindi direi di ritornare in giù e
tornare in farm per salutarci e vederci in un nuovo video di questa serie. Ok ragazzi, io adesso torno in farm e io nel frattempo off camera finirò di arare questo campo. Finirò di arare e ci rivedremo nelle prossime live e nei prossimi video che usciranno. Questo campo l'ho arato, una parte l'ho arato insieme a voi, ma lo finirò off camera, così non vi annoierò più di tanto sempre a far vedere tipo aratura e le stesse lavorazioni. Oppla, dove sono andato? C'è la nebbia, no? E non vedo niente. Mettiamo la visuale interna, va? Ok, la farm è di qua. Io adesso off camera con il pick up darò un po' un'occhiata alla mappa, un po' un'esplorata gli darò, e poi finirò di arare quel campo che abbiamo iniziato insieme, tutto off camera. Ok ragazzi, io spero che questo primo episodio della serie vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, condividete il video, commentate e fate passare parola ai vostri amici in modo che inizieranno a seguire anche loro, inizieranno a seguire sia me che la serie, se già non mi seguono. Grazie per la visione e ci vediamo prestissimo in un mio prossimo video. Per questo episodio è tutto, alla prossima. Ciao ciao.